Ben arrivati a Timeline, buon sabato a tutti, diamo subito il via alla nostra timeline, alla nostra linea del tempo e partiamo da un numero. Qual è il numero? Ve lo mostro dal mio tablet, eccolo qui. 8 minuti e 46 secondi, io do il via anche a Start Timer, perché? Perché questa è la durata durante la quale il poliziotto Derek Chauvin ha premuto il suo ginocchio sul collo di George Floyd, l'afroamericano che viveva a Minneapolis negli Stati Uniti. Da questi 8 minuti e 46 secondi dello scorso lunedì 25 maggio possiamo dire che è cambiato tutto. Che cosa è successo negli Stati Uniti? Vi mostro un filmato e poi faremo un approfondimento con uno dei massimi esperti degli Stati Uniti in Italia. Ecco il filmato e cosa è successo. Lo leggete nel nostro fascione, si infiammano piazze e social. Io do il benvenuto a Francesco Costa, ben arrivato a Timeline. Ciao, grazie. Giornalista, vice direttore del Post, scrittore, il suo ultimo libro è Questa è l'America. Quindi leggerò subito questa domanda, questa è l'America? Anche questa è l'America, anche questa è l'America, non soltanto un posto che ha problemi con le violenze della polizia, perché quelle capitano in tanti paesi del mondo, non semplicemente un posto che ha problemi col razzismo, perché anche quella non è un'esclusiva americana purtroppo, ma un paese che ha una storia secolare di razzismo connaturato nelle leggi dello Stato, perché ha secoli di schiavitù alle spalle, decenni di segregazione razziale, e anche se poi diciamo, le leggi hanno posto fine a questa discriminazione obbligatoria, legislativa, naturalmente la cultura non cambia con la velocità con cui viene firmata la legge che abolisce la schiavitù o la legge sui diritti civili. E quindi soprattutto negli apparati di potere, la polizia per esempio, che è ancora quasi completamente bianca, rimangono, non per tutti naturalmente, ma rimangono dei modi di comportarsi, dei modi di trattare le persone afroamericane che rievocano un passato, se ci pensiamo, non così lontano, la legge sui diritti civili e della fine degli anni 60. Ecco, poi per quanto riguarda la cultura ne parleremo e faremo un approfondimento proprio anche sul razzismo che lei ha definito sistemico, lo anticipo, poi lo approfondiremo, ma voglio leggere soprattutto questo tweet di Yasher Ali, giornalista, che ha scritto questo, glielo giro a lei Costa. La fotocamera del cellulare ha offerto maggiore protezione agli afroamericani rispetto a qualsiasi altro poliziotto, tribunale, pubblico ministero, politico, testata giornalistica. Questo tweet, lo dico, ha ricevuto 170.000 mi piace. È così, Costa? È assolutamente così. Alcuni forse ricorderanno che nel 92 ci furono delle larghissime rivolte a Los Angeles, violentissime poi tra l'altro, scatenate da un video che mostrò il pestaggio indiscriminato di un tassista da parte dei poliziotti. Nel 92 non c'erano gli smartphone, l'esistenza di quel video fu una totale coincidenza e generò quello che sappiamo. Oggi invece gli smartphone sono onnipresenti e gli attivisti, le persone afroamericane sanno che qualsiasi incontro con la polizia è meglio filmarlo, è meglio registrarlo perché non si sa mai. Abbiamo visto negli ultimi anni, da Ferguson in poi, tantissimi casi non solo di violenze della polizia sugli afroamericani, ma di violenze che sono state registrate e in molti casi i video hanno smentito la versione ufficiale. Il caso di Minneapolis e di George Floyd è uno di questi. Il rapporto iniziale della polizia diceva che Floyd era morto per un non meglio specificato incidente medico. Soltanto qualche ora dopo è emerso il video straziante, esatto, che abbiamo visto tutti, che ha fatto il giro del mondo e quindi ha dato un'ulteriore percezione di ingiustizia e, certo, di prepotenza, non solo l'omicidio ma la menzogna. Proprio su questo, sulla dinamica, ho letto che la stretta al collo da poliziotto verso un cittadino è legale negli Stati Uniti. È corretto, Costa? Ci può far capire di più? Ci sono naturalmente dei regolamenti che stabiliscono come la polizia debba trattare un sospettato, se questa persona è armata, se questa persona è minacciosa. E tra i comportamenti che sono permessi dalla polizia c'è sia la stretta sul collo con lo strangolamento dalle spalle,
la manovra che uccise Eric Garner qualche anno fa, 2016. un altro afroamericano ucciso dalla polizia, sia il ginocchio sul collo, sul corpo, con tutto il peso della gente per immobilizzare qualcuno. Si parla però sempre in questi casi di persone che stanno minacciando gli agenti, che stanno minacciando l'incolumità di qualcuno, che quindi devono essere immobilizzate a qualsiasi costo. Non era evidentemente il caso di George Floyd, come non era il caso di Eric Garner. È da anni i movimenti che chiedono una riforma della polizia chiedono anche che queste manovre siano messe fuori legge, anche perché spesso sono utilizzate in modo indiscriminato, come in questo caso. Ecco, questi movimenti sono anche molto organizzati sui social, no? Li ha appena citati lei, questi movimenti. I social sono stati centrali perché anche grazie ai social abbiamo scoperto qualcosa di più su quanto è accaduto. Le mostro questo, lo sto mandando dal mio tablet, il Blackout Tuesday, cioè martedì scorso, in moltissimi, siamo partiti con le star, ma poi tantissimi utenti, hanno pubblicato semplicemente una foto nera, silenzio, silenzio sui social, scorrendo l'hashtag Blackout Tuesday su Instagram, vediamo che erano tutti post neri, qualcuno sbagliando, ha utilizzato anche Black Lives Matter, e c'è chi diceva non utilizzate gli hashtag principali perché così facendo insomma, non date spazio alle notizie. Ecco, Black Lives Matter, le vite dei neri contano anche i social però in questo caso, giusto? Che ruolo hanno avuto Costa in questa Hanno avuto vicenda? un ruolo grandissimo perché la potenza dei social network nel far circolare viralmente, come si dice, informazioni, video, testimonianze di quello che sta succedendo è oggi impareggiabile. Nemmeno i più grandi mezzi di comunicazione possono arrivare alla viralità globale di un video come il video di George Floyd o degli altri video delle proteste, delle altre violenze di questi giorni. Le foto nere naturalmente hanno anche un significato di alleanza e vicinanza ai manifestanti e alle persone afroamericane. Per sentirsi meno soli per questo tipo di movimento, che ha una storia così lunga, è molto importante. Dall'altra parte comportano secondo me anche un rischio, il rischio che qualcuno possa pensare di manifestare la sua vicinanza con una fotografia postata su Instagram e che la storia finisca lì. Certo. L'attivismo, le battaglie di piazza, le manifestazioni si sono sempre portate avanti innanzitutto con il proprio corpo e quindi la vicinanza naturalmente è importante, la vicinanza sui social media è importante, ma non può mai rimpiazzare l'essere presenti in piazza o fare una donazione economica, se sei un avvocato, Secondo prestare i tuoi lei, servizi agli attivisti. lei ha visto magari anche questa dinamica, cioè c'è chi ha condiviso questo post un po' per lavarsi la coscienza della serie, ne ho parlato, l'ho condiviso e ho fatto il mio dovere. Ha visto anche questo sui social? Perché poi c'è anche questo. Sì, purtroppo è anche inevitabile e ripeto, le buone intenzioni poi naturalmente non vanno mai condannate, però Certo. il fenomeno dell'attivismo da click non comincia con questi giorni, lo vediamo da tanto tempo, le petizioni Anch'io. online che raccolgono milioni di firme, gli hashtag che diventano virali, hanno un peso soltanto se portano a un'azione concreta, fino al voto naturalmente, altrimenti rimangono un esercizio che ha qualche effetto, ma molto limitato, oppure può persino illudere che la partecipazione e la soluzione dei problemi sia più vicina di quanto poi Chiaro, sia in realtà. chiarissimo. Chiarissimo. Allora, voglio rovesciare la medaglia, mettiamola così. Abbiamo visto la violenza delle polizie, però sui social in molti sono stati colpiti anche da quei poliziotti che hanno mostrato il sostegno ai manifestanti. Le mostro un video riassunto un po' di questa dinamica e poi voglio chiederle un po' di cose. Ecco il filmato. La figlia di George Floyd era. E, insomma, sono scene che fanno sicuramente emozionare. Voglio arrivare alla polizia per capire bene, insomma, il ruolo della polizia in tutto questo. Le mostro il tweet di Trump, non le sarà sicuramente sfuggito. Eccolo qui. Lui diverse volte ha twittato Law and Order, cioè legge e ordine. Law and Order però è anche il titolo di una serie TV. Costa, che lei conoscerà sicuramente, e sotto in diversi hanno fatto ironia, hanno scritto Game of Thrones, punto di domanda, oppure Scandal, l'altra serie TV, e poi ancora Sex and the City. Ecco, in tutto questo, Costa, Trump,
Come è messo? E la polizia, abbiamo visto il Pentagono che si è schierato un po' contro di lui dicendo che insomma non appoggiano questo tipo di... che insomma Floyd ha avuto una morte assolutamente ingiusta. Cosa sta succedendo? Dunque, la polizia naturalmente non è composta al 100% da razzisti, anzi, sicuramente sono una minoranza. Non sono poche mele marce, sono una minoranza, ma una minoranza significativa. Ed è una minoranza che peraltro si batte da tempo per chiedere anche quelle riforme di cui parlavamo prima, per denunciare i colleghi che si comportano in modo abusivo nei confronti degli afroamericani e dei cittadini. Trump però in tutta questa crisi non ha mai dato al paese una direzione comune, non ha mai cercato di unire il paese, dando le ragioni a entrambe le parti, se ce n'erano da dare a entrambe le parti, ma evocando law and order, come da quel tweet che guardavamo prima, ha evocato e ha chiesto soprattutto di usare la massima durezza e violenza nei confronti dei manifestanti. Lo ha fatto sia esplicitamente su Twitter, lo ha richiesto ai governatori, tanto che è stato smentito, come ricordavi, persino dal Pentagono. E in questo senso è stato persino criticato dal suo ex ministro della difesa, che ha detto, il generale Mattis: non ho mai visto un presidente americano cercare così deliberatamente di dividere il paese. Grazie allora a Francesco Costa per questo focus importante sugli Stati Uniti. Vedremo che cosa accadrà e lo scopriremo grazie ai social. Grazie Costa, alla prossima. Grazie a voi, a presto. E la nostra linea del tempo va avanti e parliamo di una storia bellissima. Perché? Perché pensate, un ospite di Timeline lo ospitammo lo scorso 28 marzo, un ingegnere con una storia davvero fantastica, un'invenzione fantastica, è diventato Cavaliere della Repubblica Italiana. Chi è? Ecco il filmato e poi lui sarà qui con noi. Abbiamo eliminato il boccaglio, che è la parte che di solito viene utilizzata per la respirazione quando si fa snorkeling, e abbiamo, tramite anche Alessandro che l'ha progettata, creato questa valvola chiamata valvola Charlotte, che permette, una volta agganciata al boccaglio, di avere due entrate. Una in realtà è l'entrata per l'ossigeno e l'altra viene utilizzata come uscita dell'espirato. Non ci era mai capitato di essere così d'aiuto, nonostante appunto non fossimo dei medici, di riuscire ad avere così potere da poter aiutare appunto la gente che ne aveva bisogno. E io do il benvenuto all'ingegnere, adesso Cavaliere della Repubblica Italiana, Cristian Fracassi. Ben arrivato a Timeline. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cristian, ti ho lasciato ingegnere e ti ritrovo cavaliere. Mi sento più ingegnere comunque. Rimani comunque ingegnere. Esatto. Allora, ricordiamo la tua invenzione, grazie a quella valvola in 3D avete trasformato le maschere da sub in... Ah, ce l'hai lì? Eccola. Sì, sì, ormai ce la teniamo sempre in ufficio e viaggia con noi. È giusto. Come hai appreso la notizia? L'ho saputo mentre andavo da un cliente in macchina, quindi stavo guidando, mi chiama una giornalista per chiedermi un parere al volo a caldo su Mattarella, e sono caduto dal pero, ho chiesto di cosa stai parlando e quindi mi ha dato lei in realtà la notizia. E poi a valanga ho saputo da tanti altri che ero stato nominato cavaliere. Com'è stata? Cosa hai provato appena l'hai saputo? All'inizio non ci credevo, tant'è che ho chiamato mia moglie, ho chiesto se poteva controllare su internet se era uno vero scherzo. O mi stavano prendendo in giro. E dopo invece estrema emozione per il ruolo e il titolo che mi è stato conferito. Certo, perché lo ricordiamo, il Presidente della Repubblica ha scelto 57 persone che sono state davvero utili in questa emergenza coronavirus e, come dicevamo prima, tu, grazie a questa valvola in 3D che stampate con la stampante in 3D, avete trasformato le maschere da sub in respiratori. Come ci si sente a essere così utili? All'inizio dominava la paura che il progetto non funzionasse o che ci fossero problemi o che non riuscisse a prendere il volo. Quando abbiamo visto che i medici davano dei feedback positivi e gli ospedali, prima bresciani, poi italiani e poi di tutto il mondo, la cercavano, la volevano e la utilizzavano, ovviamente ci ha riempito di orgoglio. Me e tutti i ragazzi che ovviamente hanno contribuito al progetto, perché siamo stati tantissimi.
Ecco, noi ci siamo visti il 28 marzo scorso, oggi è sabato 6 giugno, ho visto tra l'altro, avete pubblicato questo post, si parte col Mozambico. Cos'è successo in questi due mesi, Christian? Siete andati in giro nel mondo, la vostra invenzione è stata utile nel mondo? Sì, siamo a circa 150.000 maschere utilizzate in tutto il mondo, 15.000 in Italia, 30.000 in Brasile, 35.000 in Francia e poi in molti altri stati. Il post che vedi del Mozambico in realtà è un ulteriore progetto relativo all'invio di stampanti 3D direttamente, perché alcuni stati, i più poveri del mondo, non hanno la stampante 3D, quindi non sono in grado di realizzare le Charlotte, e quindi la pensata che abbiamo fatto è stata quella di creare un crowdfunding, raccogliere qualche soldo, abbiamo raccolto circa 12.000 euro. Con questi abbiamo comprato alcune stampanti e iniziamo a spedirle nei vari stati, insegnando agli ospedali come si stampa. Questo permetterà loro di oggi o nei prossimi giorni stamparsi le valvole Charlotte, ma in futuro li renderà indipendenti anche per altri oggetti, da una scarpetta ortopedica per un bambino, certo, piuttosto che una stecca per un dito o altro. Ti è capitato in questi mesi di entrare in contatto con persone magari alle quali voi avete salvato la vita con questa vostra valvola? Ti è capitato? Conosco persone che direttamente hanno utilizzato la maschera in ospedale perché erano malati e sono guariti, sì. E? Fisicamente non ci siamo ancora visti, però ci siamo sentiti. E cosa vi siete detti? Da parte loro un grazie e da parte nostra un solo emozione. Abbiamo fatto il nostro, non abbiamo fatto nulla di più. Certo. Adesso abbiamo visto che appunto ho mostrato poco fa il post nel Mozambico, non pensavo fosse un nuovo progetto, quindi avete messo in campo altri progetti, cioè non ti fermi mai. Non bastava quel progetto che ti ha portato a essere Cavaliere della Repubblica, ce ne sono altri. Anzi, no, esatto, si può usare questo spazio per lanciare un appello, insomma, sei liberissimo. Abbiamo lanciato questo terzo ed in realtà per ora ultimo progetto nel mondo Covid. L'idea è venuta ad uno dei miei ragazzi, è Marco. Ha detto: perché non proviamo direttamente a spedire stampanti, seguendo un po' il motto, quello di Confucio, che dice: se dai un pesce ad un uomo lo sfamerai per un giorno, se gli insegni a pescare si nutrirà per sempre. E leggo anche le tue spalle un aforisma di Edison, giusto? Ce lo leggi? Assolutamente, sì, che le idee senza esecuzione sono allucinazioni. È il nostro motto. Perfetto per te. Puoi avere una bellissima idea, ma se non la metti in pratica, non diventa un oggetto concreto, rimane solamente un sogno. Perfetto. E noi volevamo per te che questo non rimanesse solo un sogno, ma diventasse realtà. Perfetto per te e lo hai dimostrato. Allora, grazie a Christian Fracassi, da ingegnere a Cavaliere della Repubblica, e complimenti. Grazie a voi. Grazie davvero per quello che hai fatto. Io do la linea al TG3, ci vediamo sabato prossimo con Tamela in Focus. Grazie a tutti.